Un autentico mito, io ricordo da bambino, a Natale trovai sotto l'albero un modellino di questa vettura qua, ed era la Giulia. Le macchine Alfa Romeo continuavano a essere utilizzate dalla polizia perché risultava essere sempre una macchina di altissimo livello, con motori dalle grandi prestazioni. Dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno usato i mezzi lasciati dagli americani perché in quel periodo non c'erano strutture che potessero costruire mezzi italiani. Aveva come caratteristica questo colore nero, sembrava una pantera in caccia. Buongiorno, benvenuti al Museo delle Auto della Polizia di Stato. Il Museo delle Auto è una realtà abbastanza recente, viene inaugurato nel 2004. Qual è lo scopo? Di raccogliere la storia degli ultimi 70 anni, la storia della motorizzazione, ma anche la storia del poliziotto. Attraverso questo museo può vedere un bel pezzo di storia, veramente interessante. Abbiamo anche uno sguardo al futuro, la nuova Giulietta, con i colori che qualcuno ha pensato potrebbero rappresentare in futuro la nuova livrea. Vediamo se piacerà o meno. La prima vettura, Fiat 509, anni 20, anni in cui la motorizzazione era ancora da venire. Cominciamo proprio con queste vetturette. Vettura ha una storia particolare, ritrovata abbandonata sotto un vecchio fienile, regia questura di Firenze. Sì, c'è ancora la monarchia. Eccoci qua. Questo è quello che accadeva negli anni 30. Dalla bicicletta si scendeva e si montava sui primi mezzi motorizzati. Fiat 618. Derivato dalla famosa Fiat Ardita, era un vero e proprio minibus per il trasporto del personale. 16 poliziotti, o meglio, 16 guardie. Un vero e proprio trasporto truppe. È con questo che nasce la motorizzazione di quella che diviene la moderna Polizia di Stato. Finisce la Seconda Guerra Mondiale, 1945. L'Italia è distrutta, è da ricostruire, non ci sono mezzi. Del resto la guerra ha dimostrato una cosa importante. Ormai deve essere tutto meccanizzato, deve essere tutto più veloce. Come facciamo? Utilizziamo anche residui bellici. Questo di provenienza americana, il famoso Dodge da 3/4 tonnellata. Nelle strade e nelle piazze italiane trova la sua ragione d'essere. Ovviamente questi veicoli sono utilizzati da tutte le forze armate italiane. Ecco quindi che nasce un'esigenza, l'esigenza di essere più visibili, più riconoscibili. Nel 49 il ministro all'interno dà una disposizione. Tutti i mezzi della polizia, almeno dei reparti inquadrati, quindi reparti CER, reparti mobili, polizia statale, devono essere tinteggiati lo stesso colore. La scelta cade sul colore istituzionale, il rosso amaranto. Questa è la famosa Jeep Willys, Jeep General Purposes, veicolo che è stato uno dei primi concepiti proprio per l'uso militare. Vettura spartana, costruita con pochi pezzi, secondo il noto concetto americano che quello che non c'è non si rompe. Anche oggi sono di servizio, anche oggi dovrò affrontare delle difficoltà come manifestanti. Sub legge libertas, sotto la legge c'è la libertà. Questo è il nostro motto, per questo faccio questo lavoro. Incontrerò manifestanti che vogliono dichiarare i propri diritti, ma grazie a questa giovane Repubblica la libertà di manifestare c'è ed è giusto difenderla. Difenderla contro quei cittadini che vogliono per forza negarla questa libertà. È un po' pesante questo lavoro, però la libertà è unica. Questa che vedete alle mie spalle è la Jeep Willys, usata dalla polizia dal 1948. L'Italia, uscita da una seconda guerra mondiale, non poteva utilizzare i mezzi propri perché erano stati comunque distrutti. Quindi ha utilizzato i mezzi lasciati dagli anglo-americani e ad alcuni mezzi tedeschi anche, per far sì che la nostra polizia potesse lavorare con mezzi capaci per il loro servizio. Siamo stati aiutati anche con gli apparati radio, non solo con i mezzi. Ci è stato dato anche un aiuto proprio strutturale, delle informazioni per come aiutare la polizia italiana. Perché in quel periodo la giovane democrazia aveva bisogno di una polizia strutturata. La Jeep Willys era quella più usata perché è piccola, leggera, poteva camminare dappertutto, veniva utilizzata nel reparto celere per servizi di intervento su
manifestazioni non consentite, quindi non era un grosso mezzo americano militare che occupava, era lento, pesante ed era pericoloso. Questa, piccola com'è, molto versatile, molto agile, riusciva a far sì che la polizia potesse avere un mezzo molto valido per quell'epoca. La macchina è rossa perché dopo aver preso tutti questi mezzi lasciati dall'esercito alleato, in Italia c'erano vari tipi di macchina, non ce n'era un solo modello. E qui nasce l'esigenza di dargli un colore unico per far sì che la gente riconoscesse immediatamente il colore della macchina di polizia, perché altrimenti con le varie colorazioni, anche se sono stati cancellati i segni dell'esercito americano oppure i segni dell'esercito tedesco, c'era una diffidenza verso quelle persone che usavano delle macchine e dicevano essere poliziotti. Quindi nei reparti inquadrati come celere, come stradale, come scuole della polizia, tutte le macchine sono state colorate di questo rosso amaranto, vivo, acceso, molto intenso, in modo da distinguersi in maniera netta da tutto il resto dei colori delle macchine. Probabilmente sul cofano di questa Jeep c'è ancora l'ombra del simbolo della stella americana. La guerra è stata devastante per l'Italia, quindi era tutto distrutto. Anche diciamo, il tessuto sociale, il morale, i legami che si crea tra cittadino e Stato. Questa distruzione, questa giovane Repubblica ha messo a dura prova coloro che non volevano cambiare, coloro che tenevano forse a quello che era successo prima della guerra. Quindi questi contrasti erano ancora vivi. Forse da qualcuno che rimpiangeva gli eventi mancati di questa nostra storia, forse la polizia veniva vista non come struttura italiana, perché aveva questa struttura comunque militare e queste macchine americane, tutto questo forse a qualcuno ha dato questa impressione. Ma gli italiani che cercavano la ricostruzione, la normalità, la serenità d'animo di stare in un paese finalmente libero, non credo che dava l'impressione di forza di occupazione. Grazie a un ufficiale inglese rimasto in Italia per aiutare a strutturare la polizia italiana, aveva ideato un modo operantis per la polizia per evitare il minor scontro con i cittadini. È stato chiamato carosello, sostanzialmente è formare un cerchio che si muoveva in continuazione a velocità media, in modo da disperdere le persone che si volevano riunire in maniera non legale oppure scontrarsi addirittura con persone di diverse idee. Sembrava abbastanza violento, però la polizia non era così tanta, i mezzi erano quelli che c'erano, quindi questo sistema ha permesso alla polizia di calmare, fermare le manifestazioni non autorizzate. Alfa Romeo 1009 Super, versione speciale. E qui nasce il mito della Pantera. 1958, qui sono gli anni del boom economico ormai, quindi qui si può spendere un po' di più. Ecco queste prestigiosissime e potentissime vetture. Questa è la versione modificata. La prima cosa che possiamo notare è il parabrezza, è corazzato. Da notare che la tecnologia all'epoca non consentiva di sviluppare protezioni trasparenti curve, ecco quindi due pezzi rettilinei intercalati in uno spessore acciaio. Veniva modificato anche il tettino. In realtà tutta la vettura di serie veniva portata in una specializzata carrozzeria milanese dove venivano portate determinate modifiche. Il cittadino finalmente ha una nuova disposizione ed ecco la Pantera. La silhouette di questo disegno ricorda molto il design della vettura. Colore nero, il rombo del motore, i fari di notte giallastri, qui nasce il mito della Pantera. Gomme controllate, olio controllato, la sala operativa ha dato l'ok alla radio. Tutto funziona, la macchina è perfetta. Anche questa notte cercherò di vigilare su questo quartiere che a volte faccio fatica a riconoscere. I ragazzi che incontro, a volte le loro facce non sono mai quelle del giorno prima. Ma anche questa notte vigilerò sul loro sonno. Dovranno vivere tranquilli e avere la possibilità di un futuro migliore. L'Alfa Romeo 1009T è stata una macchina molto importante per la Polizia di Stato perché
ha cominciato ad essere utilizzata in un periodo abbastanza particolare della storia italiana, un periodo in cui anche per via del boom economico cominciavano ad esserci molte più macchine utilizzate dai cittadini e di conseguenza anche dalla criminalità. Criminalità che si organizzava con delle macchine sempre più potenti, per cui anche la polizia, per far fronte a questa novità, chiamiamola, ha cominciato a dotarsi di mezzi sempre più performanti, sempre più veloci, e di conseguenza ha ritenuto che una macchina utile a questo scopo fosse appunto l'Alfa Romeo 1900. Aveva come caratteristica questo colore nero, questa forma così affusolata, questa linea molto grintosa, molto sulla strada, che proprio sembrava una pantera in caccia. Aveva un vetro blindato, che per l'epoca era una novità assoluta, era nient'altro che due cristalli con un montante in mezzo, perché la tecnologia dell'epoca non permetteva e non c'erano le conoscenze per creare un cristallo antiproiettile unico e curvo, quindi c'era questo doppio cristallo unito da un montante, aveva questi due fari aggiuntivi davanti gialli, aveva un tettino apribile dietro che consentiva al personale di uscire fuori per un conflitto a fuoco, quindi di sparare in posizione retta da dentro la macchina, e in più aveva a protezione delle ruote anteriori delle catene d'acciaio, una per ogni ruota, il cui scopo era quello di deviare eventuali colpi in una sparatoria, in un inseguimento, e di conseguenza questa macchina era diventata proprio un mito, proprio perché aveva tutte queste caratteristiche, questa grande velocità, la particolare abilità dei piloti che la rendevano una macchina assolutamente fuori dal comune. Roma in quegli anni, proprio per gli effetti della grande crescita economica in cui viveva l'Italia, stava cambiando, quindi si passava dalla criminalità di un tempo, la criminalità col coltello, la criminalità romanzesca, si passava alla criminalità che si dotava di macchine, alla criminalità che vedeva in questo crescente bisogno di denaro, quindi cominciavano a prendere piede le rapine con grandi inseguimenti e di conseguenza anche qualche sparatoria. Alla fine degli anni 50, in concomitanza con l'inizio, diciamo, del boom economico, c'è il passaggio tra quella che poteva essere considerata come un'Italia rurale, quindi un'Italia dei molti piccoli centri, a quella che invece si poteva cominciare a immaginare come l'Italia delle grandi città. Quindi molte persone si spostano dai piccoli centri, dalle campagne, per agglomerarsi all'interno di queste città che in modo molto rapido diventano sempre più grandi e sempre più contenitori di diverse personalità, perché cominciavano a raccogliere persone che venivano da ogni parte d'Italia. La polizia deve cominciare ad adeguarsi a questi palazzi che ogni giorno sorgevano, a questi interi quartieri che ogni giorno diventavano più grandi. E proprio in funzione di questo la polizia cerca di aumentare il proprio parco macchine, cerca di aumentare le prestazioni di questo parco macchine e le unisce attraverso un sistema radio. Anche la criminalità era dotata di Alfa Romeo, che in quel momento erano le macchine migliori, le macchine più veloci, le macchine più belle, e quelle della criminalità avevano anche la possibilità di essere modificate, di avere delle caratteristiche particolari, ad esempio era uso comune invertire gli stop, cioè nelle macchine dei banditi, chiamiamoli, avevano gli stop che anziché accendersi durante la frenata si accendevano durante l'accelerazione, proprio per creare confusione nelle macchine della polizia. Per guidare questa macchina non era sufficiente essere un poliziotto, o tantomeno essere un poliziotto che guidava le macchine, c'era soltanto un gruppo ristretto ai quali veniva proprio consegnata la macchina. Tra questi piloti consegnatari, soltanto un 10% era inviato a fare un corso di formazione e che si svolgeva a Modena o a Maranello, corso nel quale il consegnatario diventava pilota di alta velocità, in grado di sfruttare questa macchina dalle grandi potenzialità fino in fondo. Le strade erano molto più trafficate, molto più frequentate e di conseguenza anche il lavoro del poliziotto cominciava ad essere più difficoltoso, perché doveva avere la massima attenzione al fatto che nelle strade c'erano altre macchine e c'erano infinite possibilità di problemi o di situazioni in cui stare molto più attenti. La polizia, insieme all'Italia, cominciava a diventare da corpo piccolo a un corpo grande che potesse controllare
e aiutare una popolazione che diventava da rurale a nazione. L'Alfa Romeo era un marchio di assoluta eccellenza, non solo in Italia ma anche a livello internazionale, perché era un marchio che garantiva artigianalità ma anche massime prestazioni. Era allora considerata una macchina di assoluta efficienza e soprattutto superiori rispetto alla concorrenza, quindi la polizia ha deciso di dotarsi di questi veicoli proprio per questo motivo. Era una mattina dell'autunno del 1962, quando l'inaspettata visita in questura dell'allora capo della polizia Angelo Vicari mise in subbuglio tutti gli agenti della squadra mobile di Roma. «Ragazzi», disse loro, «che cosa vi serve per acchiappare i rapinatori?» Gli agenti, raggruppati nel cortile della questura, si guardarono intimiditi. A quella domanda così a bruciapelo, nessuno osava rispondere. «Una Ferrari, eccellenza!» rispose ad alta voce il vice brigadiere Armando Spatafora, già noto alle cronache per i suoi rocamboleschi inseguimenti a bordo delle Alfa. E l'intervento inaspettato fece sussultare tutti i presenti perché sembrò una battuta fuori luogo. Ma il capo della polizia liquidò la cosa in due parole: sarai accontentato. Non sappiamo se le cose andarono veramente così quel giorno. Certamente però, dal 1962 al 69, la squadra mobile di Roma venne dotata di una Ferrari 250 GTE, che proprio nelle mani di Spatafora diventò un mito della polizia italiana. Beh, nel 1962, quando arrivò questa macchina, io ero ancora molto piccola, avevo 5-6 anni, credo. E devo dire che non avevo ancora ben percepito il lavoro che facesse mio padre. Non sapevo che era un poliziotto, ma non avevo ben capito di che cosa si occupasse. Poi una mattina invece a scuola, alle elementari, qualche tempo dopo, la mia maestra mi loggiò improvvisamente un giorno davanti a tutti e leggendo un articolo che aveva recuperato in un quotidiano, elogiando mio padre, il vice brigadiere Armando Spatafora, che aveva inseguito e catturato un malvivente a bordo di una Ferrari. Io naturalmente arrossì per questa cosa ed ero contentissima. Una volta a casa raccontai subito a mia madre quello che era accaduto e la sera mio padre, a sorpresa, chiesi: «Papà, voglio vedere anch'io la Ferrari». Devo dire che mio padre non raccontava proprio nulla in casa, era molto riservato e anche quando tornava da un pattuglione, magari con delle ferite, tumefatto, non diceva mai nulla. Sorvolò quella sera questa domanda e poi invece una mattina, una domenica, una delle rare domeniche in cui io e lui potevamo uscire insieme, mi portò in un garage della polizia che si trovava in via Santo Stefano del Cacco, dietro Piazza Venezia. E lì, per la prima volta, vidi questa meravigliosa creatura nera, la Ferrari 250 GTE. E mi colpì molto il modo con cui lui la guardava, la carezzava, la mise in moto. E fu un'emozione enorme sentire quel rombo che ancora sento veramente nelle orecchie, nello stomaco, nelle membra. Mio padre è entrato nella mobile nel 54 e fu subito autista del pronto intervento. Era un po' diventata la punta di diamante della squadra mobile per la sua capacità anche di guida. E forse anche per questo fu prescelto, insieme a altri colleghi, per fare un corso a Maranello, esattamente a Ferrari, per poter poi guidare questa macchina di cui divenne autista consegnatario nel 1962. Fu proprio durante questo corso che mio padre entrò in contatto con il commendatore Enzo Ferrari. Beh, sicuramente vedendolo in pista gli sarebbe piaciuto che papà divenisse un pilota della Ferrari e sembra che fosse stata anche fatta questa proposta, ma la risposta di mio padre era sempre la stessa: commendatore, è troppo pericoloso questo lavoro per me, preferisco stare in polizia. Questa stupenda macchina rappresenta molto per me e la mia famiglia. Ovviamente io ci vedo mio padre, che purtroppo è morto anche giovane, aveva appena 59 anni. Poi, diventando grande, ho pensato anche a quello che ha rappresentato questa macchina per gli altri.
per la popolazione romana, che sicuramente era disturbata la notte nei sonni da questo rombo. Ma qualcuno là fuori vigilava. E poi credo cosa pensasse anche la malavita. Sul tempo del 1964 si legge un singolare trafiletto, consiglio notturno. Lo danno i vecchi capi della mala ai loro giovani allievi. Se va in giro a tarda sera, occhio sempre alla pantera, ma se esci a tarda ora, occhio amico a spatafora. Anni 70, anche se c'è la crisi del petrolio, l'austerity e quant'altro, il mercato va avanti. Allora, accanto a tante vetture potenti, prestigiose e importanti, abbiamo anche il mercato dell'utilitaria. La 600 multipla, ad esempio. Lo stesso telaio, lo stesso motore da 600 normale, però poteva portare ben 6 persone. È una forma aerodinamica cosiddetta a goccia. Ed ecco quindi le Giulietta e l'Alfa Romeo, ma come non parlare della Fiat 1100, in questo caso addirittura dedicata alla polizia femminile. Ed ecco, finalmente si arriva al concetto delle pantere da inseguimento. Vetture potentissime, Alfa Romeo 2006 Sprint, vetture da oltre 200 km all'ora. Il contrasto era contro una forma di criminalità che si stava organizzando in quegli anni e si dotava tecnicamente di mezzi importanti, potenti, veloci, truccati e modificati. Ecco quindi l'utilizzo di questi veri bolidi, che venivano guidati da veri e propri agenti atleti. Facevano dei corsi particolari e le vetture erano loro affidate, proprio come se fossero le loro. Scusate, il berretto va tolto nel segno di rispetto. Per l'anzianità di questo simbolo è rimasto lo stesso, non l'abbiamo restaurato, ci piaceva proprio mantenerlo così. E poi, non dimentichiamoci, Bertone, Giugiaro, Pininfarina, questo è il design italiano. Un'Alfa targata Bertone ha un qualcosa in più. Anche oggi l'ordine di servizio mi porta banche, farmacie, giro degli appartamenti. La droga sta cambiando tutto, c'è una violenza che aumenta e che prima non conoscevamo. Si finirà veramente che qua per poche lire ci sarà qualcuno in grado di uccidere la madre. La vita sta perdendo proprio di valore. Il colore grigio-verde dell'Alfa 2006 era stato fatto per cercare di dare un'impronta unica a tutti i mezzi della polizia in un'epoca in cui le città che si stavano popolando freneticamente avevano l'esigenza di un maggiore controllo del territorio, per cui la polizia decise di trovare un colore, in quel caso il grigio-verde, che poteva ricordare, per quanto un pochino più chiaro, il colore militare, un colore che rendesse subito riconoscibile e identificabile i mezzi della polizia, potendo soddisfare così la crescente richiesta di sicurezza che c'era nelle città. Quindi il cittadino girando poteva, appena vedendo una macchina della polizia, identificarla subito come una macchina di soccorso, come una macchina che potesse essere d'aiuto e che potesse essere anche un mezzo per scoraggiare la criminalità e i malintenzionati, che vedendo di continuo queste macchine girare per i quartieri e per le strade, sapevano che se avevano cattive intenzioni o cose strane da fare, potevano essere scoraggiati. E per questo era stato scelto questo colore, un colore che fosse uniforme, un colore che fosse riconducibile, un colore che fosse lo stesso per tutti i mezzi della polizia. La velocità che si ricercava in un mezzo del genere era necessaria proprio perché anche la criminalità continuava a dotarsi di mezzi sempre più veloci. Poi c'era stata la nascente Autostrada del Sole, che collegava Napoli a Milano in tempi che fino a poco prima erano inimmaginabili, e infatti anche questa macchina era stata equipaggiata dalla polizia stradale, così poteva controllare anche questa autostrada col traffico che ne conseguiva, e soprattutto perché comunque andava a contrastare questa criminalità dotata di mezzi sempre più veloci, truccati. E poi il benessere che cominciava ad esserci sempre di più induceva la criminalità a dedicarsi a furti, a rapine, soprattutto nelle banche, e di conseguenza anche le rapine. Come andava contrastata una rapina? Ma con un inseguimento, e una macchina veloce andava contrastata con una macchina altrettanto veloce. Il passaggio da una nazione quasi rurale a poi una nazione con delle metropoli, con dei centri metropolitani sempre più sviluppati,
per forza portava con sé anche la nascita di periferie. Queste persone che venivano da ogni zona d'Italia, dalle campagne, da zone anche disagiate, che venivano a trovarsi tutti insieme in questi nuovi quartieri nei quali la popolazione era di colpo aumentata, portava con sé anche un maggior numero di criminalità. Si passava dal criminale semplice al criminale che progettava rapine, che si dedicava forse anche ai rapimenti. Cominciava ad esserci il fenomeno della droga. Cominciava a diventare una vera e propria criminalità organizzata e come tale andava contrastata. La droga porta con sé anche molta microcriminalità, perché si aggiungeva alla grande criminalità che la droga la distribuiva anche la piccola criminalità di chi la droga la spacciava, chi la droga la vendeva e chi per certi versi la droga la consumava. Di conseguenza il controllo della polizia diventa più capillare e qui viene anche in aiuto gli strumenti radio, che in quegli anni diventano sempre più efficaci. La comunicazione tra le varie pattuglie e la centrale operativa diventa più stabile, diventa più immediata e di conseguenza il controllo del territorio diventa subito più efficace, perché poter controllare una zona comunicando con le altre pattuglie sul proprio posizionamento, sulle proprie intenzioni, è molto più facile di quello che si faceva prima, quando la macchina singola girava senza poter avere un appoggio immediato in caso di necessità, e di conseguenza viene affrontata sia questa criminalità più grande ma anche quella più piccola, sempre con lo strumento del controllo del territorio e della comunicazione continua tra le varie pattuglie. Giulia, chi è che non la conosce? Alfa Romeo Giulia 1006. Innanzitutto un record, abbiamo usato queste vetture per oltre 20 anni. Non è un caso che io ho preso la patente che mi abilitava la guida di automezzi in servizio di polizia proprio con la Giulia. Dov'è il cambiamento? Il cambiamento è che non abbiamo più macchine potentissime. Perché? Perché ormai la tecnologia ci aiuta e le sale operative, il cosiddetto COT, si crea una rete, una vera e propria rete di controllo nell'ambito cittadino. Quindi non c'è più il poliziotto che insegue il delinquente per chilometri e chilometri, no, c'è l'intervento delle altre pattuglie che intercettano. Quindi è più importante una vettura robusta, sicuramente, ma allo stesso tempo agile, più agile delle vetture più potenti del passato. È una vettura che nell'immaginario collettivo, e non soltanto italiano, riveste un ruolo importantissimo. Doppia vela, allora confermo, normale servizio per noi. Normale. Normale. Qui di normale non c'è più niente. Fino a ieri sembrava tutto normale. Oggi non si comprende. La rapina, sì, il furto, sì, la vecchietta, l'incidente, sì. Ma quel ragazzo, eravamo compagni di corso. Sparito così. Per niente. Normale servizio, via. Mitica il termine giusto. Mitica non soltanto per noi addetti ai lavori. Fu un autentico mito. Io ricordo da bambino, a Natale, trovai sotto l'albero un modellino di questa vettura qua. Che cosa rappresentava? Rappresentava un sogno, un modo di fare, che era importante. Non c'era più sotto l'albero la semplice pistoletta di plastica, c'era l'automobile della polizia, ed era la Giulia. Che appartiene alla mia generazione non ha nell'immaginario un'altra vettura della polizia. Questa era, non è un caso che l'abbiamo usata per oltre 20 anni. Questa è ancora l'Alfa. L'Alfa. Il mondo andava sempre più veloce, ma le strade no. Le strade sono sempre stesse, anzi, una città, le città italiane si urbanizzano, a volte in maniera anche discutibile, se vogliamo. Ecco quindi che una potenza così importante non è più utile, anzi, più utile una macchina più leggera, più agile, dal cambio magari migliorato, che ti consente veramente in un quartiere di contrastare la criminalità. E poi c'è un altro concetto molto molto importante. Ovviamente nasce la rete che protegge la città, quindi non è più la vettura che insegue l'altra vettura, c'è un insieme di vetture che intercettano chi fugge. E poi finalmente la tecnologia arriva in aiuto, nasce la sala operativa, il 113, il COT, il cosiddetto COT. Ecco quindi che c'è un centro nevralgico che veramente dirige le volanti sul territorio, la rete, questa è la rete. Quindi la vettura che fugge viene intercettata più avanti.
non occorre più la grande potenza, gli inseguimenti che prima si protegevano magari anche fino a fuori Roma per strade consolari, oggi non c'è più, non occorre più tanta potenza. C'è un'altra grande componente in questi anni, le operazioni di ordine pubblico sono cambiate, non è più il semplice manifestante, il semplice scioperante. Tra questi cittadini si nasconde qualcuno che ti odia. E questo non puoi non tenerlo in mente quando vai a fronteggiare queste persone, che sono persone come te, ma dietro non sai chi c'è dietro. Ed è difficile da vedere, purtroppo quando lo vedi è troppo tardi. Era pesante, era di piombo. E questa è una terminologia che ormai si sente spesso. Che vuol dire il piombo? Il piombo è il cielo scuro, è la mancanza di luce, la pallottola ti arriva addosso all'improvviso, ma da chi arriva? Non è più il delinquente, l'omicida, il rapinatore. C'è un fenomeno nuovo che non si capiva ancora bene. Noi sapevamo che avere una giubba così addosso era come avere un bersaglio. Poi fu chiamato terrorismo. Oggi è a livello internazionale, sappiamo di cosa stiamo parlando. All'epoca no, era una novità, chiamiamola così. Che vuol dire terrorismo? Quando tu hai paura di uscire di casa. Tutti hanno paura perché non c'era un bersaglio definito, stabilito, classico. La bomba poteva scoppiare ovunque, la pallottola poteva arrivare dappertutto e addosso a chiunque. Per chi vive nelle grandi città erano tempi veramente, veramente strani. Mancava veramente quel senso di sicurezza che invece noi a tutti i costi cercavamo di profondere nel cittadino, però spesso non ci si riusciva. Sono anni di forte tensioni sociali. Chissà, forse proprio a fine degli anni 60, dal 68 in poi, che si arriva in maniera quasi incredibile e drammatica a eventi veramente brutti, veramente brutti. Sembra di essere in guerra, e forse è una vera e propria guerra. I soldati siamo noi le forze dell'ordine. Noi veramente usciamo da casa e non sappiamo se torniamo la sera. Il cittadino è dalla nostra parte, ma ha paura, tutti abbiamo paura. Ecco il piombo qual è. Io entro in polizia all'inizio degli anni 80 e i miei colleghi erano quelli che hanno vissuto determinate situazioni. Cosa mi hanno insegnato? Abbandona la vettura. Come senti gli spari, esci dalla vettura, la vettura è un bersaglio, devi uscire immediatamente. Rotola la strada, cerca un punto, proteggiti e rispondi se puoi. Eccoci qua, alla fine di questa breve camminata all'interno del Museo delle Auto. Alle mie spalle i veicoli rappresentanti degli anni 80 e 90, quando appunto era in uso l'odierna livrea. Questo è quanto, signori e signore. Il museo è di tutti, il museo accogliente e il museo sempre aperto.